Festival in the Park, ovvero 5 giorni all'insegna di buon cibo, buona musica e tantissime iniziative. Come verranno suddivisi questi 5 giorni che andranno dal 24 fino al 28 di luglio? Il mercoledì 24 avremo la commedia del GAF, quindi una serata da ridere di buon divertimento. Il giovedì avremo una serata di musica pop rock con il complesso Zebra 3. Il venerdì una serata tutta dedicata ai giovani con i DJ Gaglio, il sabato un ballo popolare con l'orchestra Mangani e la domenica il ballo latinoamericano con Chico Ritmo. Qual è l'obiettivo di questo festival? L'obiettivo di questo festival per noi è stata di caduta, nel senso che abbiamo deciso di eliminare la festa della fava e del formaggio perché pioveva sempre, quindi abbiamo deciso di non farla più, però di dedicare ai cittadini, a tutti del territorio, una nuova festa e abbiamo quindi pensato di riprogrammare con lo stesso format una festa a fine luglio, non più a maggio ma a fine luglio, con la speranza che il meteo sia dalla nostra parte, Festival in the Park. Inoltre nelle varie giornate ci sarà anche una sfilata di moda e una sfilata di moda canina. Sì, giusto, due sfilate di moda, perché una sarà una moda vintage e sarà giovedì prima degli Zebra 3, quindi vestiti d'epoca, accompagnate dalle musiche e dei commenti relativi all'epoca in cui questi vestiti venivano fatti. Poi la sfilata di moda del come ti assomiglio, la somiglianza tra cane e padrone. Ci sarà a vedere cose carine e anche da divertirsi anche in quell'occasione lì. Inoltre sabato 27 ci sarà anche uno spazio dedicato al solidale. Di cosa si tratta? Allora, questa tutta la festa è una festa dedicata all'associazione L'Orizzonte. Loro sono quelli di Villa Evelina, per quelli che conoscono meglio l'argomento. Sono quelle persone che hanno bisogno, perché hanno dei problemi con i propri figli, e allora questi vanno aiutati. Lo slogan è aiutare chi ha bisogno e quindi vogliamo essere solidari e vicino a loro. Loro hanno realizzato con i ragazzi un murales nella loro sede, sarà inaugurato questo murales e dobbiamo essere tutti lì e sentire che noi siamo vicini a loro. La festa è dedicata a loro tutti i 5 giorni. Per quanto riguarda il buon cibo, buona musica, divertimento, ci sarà anche appunto uno spazio dedicato al buon cibo. Non basta solo la musica o altre formule di divertimento. E allora abbiamo tutte le sere l'happy hour dalle ore 18 con il bar 603 di Lucrezia, e mentre per il buon mangiare, perché è il caso di dire per il buon mangiare, abbiamo il catering della Perla che collaborano con noi da tanto tempo, quindi avremo sempre il bar del ristorante La Perla. Il bar 603 e il ristorante La Perla. E l'ingresso a questo festival sarà aperto a tutti? L'ingresso decisamente aperto a tutti e questo lo dobbiamo al sostegno degli sponsor, quindi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor. Sì, tutte le serate sono ingresso libero.